e hanno fatto notare che i manuali riportano come montare una doppia frattura ma non come smontarla, anche se poi alla fine è il procedimento all'inverso, per cui può succedere che nella doppia frattura alle volte non sia più livellata, ci sia maggiore spazio tra una parte e l'altra, e ora vediamo come fare per toglierla e cercare di rilivellarla. La doppia frattura si regge con queste due viti, ce n'è una da entrambe le parti. Ecco, mettiamo un po' più luce così vediamo meglio. Non fa dovere far altro che prendere un cacciavite e svitare la vite, viene via subito, fate una volta per parte. Eccola qua. Fare la stessa cosa dall'altra parte. Io non posso farlo perché la telecamera sto piuttosto scomoda, non ci arriva con il filo. Diciamo che il tutto richiede qualche secondo di pazienza. Ecco qua, una e due viti. A questo punto mettete entrambe le mani qui sulla parte, diciamo una a destra e una a sinistra, sperando che riesco a farvi vedere, e guardate, dovete far altro che chiaramente portare in avanti. A questo punto non dovete far altro che non so come farvelo vedere, c'è il morsetto sotto della doppia frattura che io non toglierò per comodità, ma dovete riuscire a svitare, vediamo se ci riesco così, stamattina è proprio un il morsetto, svitatelo, toglietelo, liberate la doppia frattura. A questo punto io mi dimentico sempre che vanno tolti, infatti l'ho consigliato a un'amica dimenticandomelo. A questo punto potete sfilare. Se il morsetto è duro, prendete e vediamo se riesco a farvi vedere, infilate il cacciavite di traverso. Una manovra un po' complicata. Vediamo un po' se riesco. Infilando il cacciavite a forza, non riuscite a toglierlo. Questo è la cosa che dovete togliere, tanto di qua quanto di là. Ecco fatto, i morsetti sono stati tolti entrambi, quindi rifacciamo il gesto di prima, una mano a destra e una a sinistra, e ecco qua, sfilata la doppia frattura. Ora la doppia frattura è libera. Perché abbiamo fatto questa mossa? Perché ora noi la rimonteremo facendo in modo che le due parti siano parallele, per cui rinfiliamo, è semplice perché la barra del letto, scusate, passa tra queste due parti. Controllate che non siano finiti prima di fare altre cose, guardate quanta polvere e quanto sporco, c'è un filo in mezzo, controllate che la molla sia bella tesa, mettete semmai un po' d'olio, la mia non serve, non è molto che l'ho fatto, da entrambi i lati. Poi, fatto questo, controllato che entrambe le molle siano libere, ecco, scusate, ma fatela entrare in parallelo. Capisco che è antipatico con la telecamera riuscire a seguirlo. Ecco, l'avete rimessa, è di nuovo nella sua sede. Riprendete la vite, infilatela, stando attenti e controllate dall'alto che il buco dell'entrata della vite sia libero, basta un millimetro. Ecco, ecco qua, basta un millimetro e la vite non entra perfettamente para, quindi aiutatevi spostando leggermente il letto sotto della doppia frattura, poi cacciavite e rimettete la vite. Ecco, io se non sto comoda non ci riuscirò mai, quindi aiutatevi magari all'inizio con la mano e poi proseguite col cacciavite, controllate che sia perfettamente allineato,
avvitate, finalmente ci sono riuscita, è bastato mettersi più comode, avvitate, ma non avvitate tutto, lasciatevi quel millimetro che ci permetterà di fare un gesto importante. Fate la stessa cosa dall'altra parte. Una volta che avete quasi chiuso la vite, dovete non far altro che, almeno io faccio così e mi trovo bene, guardate la mia mano, sollevate la doppia frontura, premetela verso la prima, in maniera tale che se la vite si deve avvitare, ma con questo gesto voi avete rimesso, levato lo spessore qui in mezzo, cioè tra le due fronture, e ora sì che potete dare una bella avvitata. Ogni tanto, quando pensate di aver lavorato parecchio, ecco, fatelo, respirate un pochino e chiaramente logico che al momento che la lascio lo spessore si ricrea, però è ben sostenuta. La stessa cosa dall'altra parte, ecco, l'ho fatto su tutta la frontura, sembra bene. Ora dobbiamo rimontare i morsetti. Il morsetto va, e qui il cielo ce la mandi buona con ritrovare con la telecamera di potervi far vedere. Dovete prendere l'astina che si muove della doppia frontura e abbassarla, vediamo, non garantisco niente su questo video, ma dovete prendere la zampetta, chiamatela come vi pare, il reggi doppia frontura, ecco, e appoggiarla sul tavolo ovviamente, e poi su quello mettere di nuovo, potete anche abbassare la doppia frontura così siete più libere, aiutatevi con un po' di forza se non scende, ecco. La zampina è pronta per essere montata, spero che si vede, non è facile, ma vi scriverò passo passo come fare. E a questo punto non dovete far altro che rimettere la diciamo il gancio ferma zampina. Chiaramente anche qui gli ultimi giri a mano sarà quasi impossibile, infilate un cacciavite in mezzo e fate dei giri, togliete e rimettete, che vi serve per, ecco qua, una buona maglierista di solito è anche una buona tecnica, nel senso che se dovessimo andare ogni volta da un tecnico o trovare qualcuno che ce lo fa, ci costerebbe un po' caro il nostro pullover. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte ed è pronta per lavorare.